Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Affrontato e che riguarda anche il tema della carenza degli alloggi, non solo connesso agli studenti ma anche connesso al tema degli alloggi popolari, che sono le occupazioni. Guardate, c'è un esposto alla Corte dei Conti che ci dice che nell'ultimo anno solamente il Comune di Roma ha speso 72 milioni di euro per le occupazioni, 700 milioni di euro negli ultimi 10 anni. Allora sarebbe molto più logico che tutti quegli edifici che sono stati occupati, che continuano ad essere occupati in modo moroso, venissero ripristinata la legalità e potessimo utilizzare quegli edifici in parte per gli alloggi per gli studenti e dall'altro lato per garantire l'alloggio a quelle persone che sono nelle graduatorie legalmente nelle case popolari e non possono entrare. Il Comune di Roma che cosa fa? Legalizza sostanzialmente queste occupazioni, gli inquilini che sono all'interno di queste case occupate, cito il caso del Palazzo del Porto Fluviale in via Ostense. Ma Raimo, è inutile che scrive 100.000 famiglie senza tetto. Io ho capito, il problema è che sono figlio di papà, scusami Raimo, Francesco. I suoi amichetti dei centri sociali in cui lei va a fare le conferenze, dato che va a fare le conferenze nei palazzi occupati, se lei fosse il primo che dà un buon esempio, a favore della legalità, tanti studenti potrebbero vivere, per esempio, a Leoncavallo o in tanti dei suoi amichetti dei centri sociali che occupano i palazzi illegalmente. Ti ricorda 19 anni, già figlio di papà, quando venivi a petire. Raimo, io lavoro da 16 anni, ho fatto l'università pubblica, io la morale da te non l'accetto, capito? Raimo, io lavoro da quando ho 16 anni. Comunque, la morale tu non me la devi fare, non si capisce niente. Raimo, allora non si capisce niente. Vai a fare abbassate le conferenze nei palazzi. No, però dovete essere un po' più disciplinati. Io sono a favore del talk e dello scontro acceso, ma non uno sopra.